Grazie. Grazie. Altri che intendono intervenire? Non mi pare. Con il parere contrario del relatore di maggioranza, del governo e quello favorevole del relatore di minoranza, 1.61 vacca, la votazione aperta. Nizzi. Vinetti. Altri colleghi che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 432, votanti 427, astenuti 5, maggioranza 214, favorevoli 123, contrari 304. La Camera respinge. Siamo all'1.66, onorevole Chimienti. Prego. Siamo a pagina 34 del fascicolo. C'è una congiura, onorevole Chimienti, provi a spostarsi. Ah, ecco, forse adesso funziona, provi. No, e allora è proprio. Provi a spostarsi di dietro, magari. Grazie Bene. Presidente. Nel preparare un intervento su questo emendamento, in cui ancora una volta proponiamo l'unico vero piano assunzionale coerente per dotare le scuole degli insegnanti che davvero servono e non condannare alla disoccupazione decine di migliaia di docenti che meritano esattamente come gli altri la stabilizzazione, credevo che avessimo già speso tutte le parole possibili durante la discussione in prima lettura alla Camera. Invece no, no, non è così. Perché il passaggio al Senato è riuscito nella mirabolante impresa di realizzare un inimmaginabile peggioramento del testo, un'ulteriore beffa a danno di quei precari che almeno loro avrebbero dovuto essere assunti a partire da settembre. Con la nomina giuridica, ma non economica, non solo si raggirano 50.000 docenti, ma evapora anche il piano del Presidente Renzi di esaurire in un'unica annualità il precariato storico. Non più un piano annuale, diviene ufficialmente un piano biennale, forse triennale, al netto degli artifici retorici e delle denominazioni tecniche. A settembre 2015 non saranno infatti 100.000 i docenti a prendere possesso di una cattedra, ma esattamente la metà. Peraltro con le vecchie regole, alla faccia delle novità, delle innovazioni, della politica del fare. Grazie, onorevole Sì, Chimienti. se posso avere anche. No, non ho finito, Presidente. Cioè, sia il sottosegretario che il ministro sono al cellulare, quindi se posso avere un po' di attenzione, grazie. E i posti per il potenziamento dell'offerta formativa? L'organico dell'autonomia? Quei 48.000 docenti che avrebbero dovuto fare i tappabuchi, docenti di serie B? Lo faranno, per carità, lo faranno, ma dal 2016, perché per il prossimo anno saranno solo giuridicamente assunti. Questo significa che per un anno intero 48.000 persone non vedranno un solo euro di stipendio e dal 2016 entreranno nel girone infernale della burocrazia che prevede tre fasi assunzionali arzigogolate e caotiche. E vogliamo parlare dei docenti della scuola dell'infanzia? 23.000 lavoratori, ad oggi ignorati, a cui era stato promesso un ulteriore piano assunzionale? Con che faccia un governo che non riesce a portare a termine una sola delle sue promesse può guardare negli occhi queste 23.000 persone che aspettano da anni la stabilizzazione? E che dire della situazione surreale, surreale dei diplomati magistrali finalmente inseriti con riserva nelle GAE a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato e del TAR? Quando li assumerete? Con che modalità? Hanno forse meno diritti degli altri? Capite bene che è lentamente crollata ogni promessa del dossier La Buona Scuola, con cui il 3 settembre scorso si è iniziata a compiere quell'operazione di propaganda mediatica, poi smontata dalla tenacia di chi il disegno di legge lo ha letto davvero e si trova in tribuna oggi con noi. E allora, se piano pluriennale deve essere, come siete stati costretti ad ammettere,
che lo sia alle condizioni di buonsenso proposte dal Movimento 5 Stelle, senza gettare nel caos gli istituti, gli uffici scolastici regionali, che dovranno interpretare norme obiettivamente incomprensibili e appunto senza neanche far impazzire i docenti. Noi proponiamo 3 anni per assumere tutti i docenti del concorso, delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto seconda fascia, introducendo un anno di prova col valore concorsuale e sulla base del fabbisogno delle singole scuole. 3 anni per cancellare definitivamente il precariato e le oltre 70.000 supplenze annuali che, se questo testo dovesse passare così com'è, continueranno ad esserci. Ma soprattutto votiamo questo piano assunzionale per lasciarci alle spalle una delle pagine più brutte della storia della nostra pubblica amministrazione, una pagina nera per cui, lo ricordo ancora una volta, è stato necessario l'intervento della Corte di Giustizia europea. È forse una delle ultime possibilità. Cogliamo questa occasione e approviamo qualcosa di sensato e soprattutto di equo. Grazie. Grazie a lei. A titolo personale è scritto l'onorevole Zolezzi, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Prima, con la chiamata diretta, in pratica avremo docenti, oltretutto, per favore, onorevole Dottaglio, grazie, chiamati ad insegnare materie a loro non adeguate, perché sarà una chiamata oltretutto confusa. Adesso il piano assunzionale che si vuol fare non è legato alle esigenze della docenza. Io mi chiedo se resterà un po' di passione fra gli insegnanti. Bisogna ricordare che circa 120 persone nel settore istruzione sono morte per amianto, per esempio. Questo lo dice il Registro Nazionale Mesoteliomi negli ultimi 15 anni. E adesso non si stanzia neanche un euro per togliere l'amianto a 2.400 scuole. Ricordiamoci che il partito renzioso un po' di buio l'ha già portato in Italia, non lo serve guardare al passato. Grazie. Grazie a lei. A titolo personale, l'onorevole Vacca. Grazie Presidente. Intervengo come relatore di minoranza per annunciare appunto il... Attendo un attimo per capire, lei quindi parla per 5 minuti?